Ebbene sì, Pink Floyd, la novità da New Entry targata 2014, insomma siamo entrati nell'area rock se vogliamo, e questo anche per dire che i nostri prossimi ospiti appunto si occupano un po' di questo genere, insomma lo fanno anche loro, e voglio intanto ringraziare coloro dei quali sono andati via, quindi Francesco Andaloro che è stato protagonista di fino a qualche minuto fa, ma io voglio anche ringraziare i nostri ospiti che già da un po' sono qui in studio e che insomma va bene, avete un po' riscaldato le corde, come si suol dire, quindi ho il piacere di ripresentarvi in quanto già sono stati presenti. Miss Shorty! Ullala! Shortino! Buonasera, buonasera! Che è in compagnia di Alberto Di Marzo, Alberto Di Marzo che per adesso può anche alzare, ma per adesso lo puoi anche alzare, dopodiché quando parlo qui. Perfetto, perfetto. Il mio si sente un po' pianino, spero che invece vada bene. Comunque, sì, no, va benissimo. Siamo tutti. Okay. Abbiamo una regista che ci tiene proprio. Prova a stare. Come stai? Ciao Mary, la salutiamo da qui. Ciao. Facciamogli un applauso a me. Si può dire a palla a quest'ora di chiappare e di dirti una sera anche meglio accanto a te, ricordiamola. Ricordiamolo, punto di riferimento. Allora, Giusy Shortino che è già stata presente insieme ad Alberto Di Marzo in un live che avete fatto questa primavera, fantastico, abbiamo postato di recente anche sia su YouTube che su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali, il vostro intervento che è stato molto apprezzato. Questo oggi si ritrova insieme ad Alberto per un duo che è stato costituito, dove deliziano ancora e sempre di più il pubblico che vi va a sentire, vi va a ascoltare. Raccontaci un attimino tu questa. Intanto in primis ringrazio te principalmente che ci hai rivoluti qui e noi ovviamente siamo contentissimi di riesserci, anche se abbiamo incontrato un po' di pioggerellina arrivando, ma non ci ha fermato nessuno e siamo qua. Bene. Tenaci, tenaci come i grandi rockettari sanno essere, ovvio, vero, ricordiamolo, certo. Perché Giusy Shortino insomma con il rock proprio ci va a nozze. Esatto. Però qui dentro, pensate, è ben incuponata, diciamo noi, traduciamo per chi magari ci sta sentendo fuori, sotto casa, cioè è ben coperta. Non c'è un bottino al collo. Beh, però comunque insomma, Giusy, che ci racconti? Grazie, Alfredo. Io tutto bene, si continua a fare sempre sempre tanta musica e contento di aver trovato un compagno musicale doc da questo punto di vista che mi sostiene, mi supporta, mi insegna tanto e quindi si va avanti, si continua, si investe tanto perché stanno venendo fuori tantissime idee, tantissimi progetti e in tutto ciò, contando l'uno sull'altro, tentiamo, cercando anche di suonare in giro per farci conoscere, far conoscere i nostri nomi, soprattutto per quello che sarà poi il progetto, si spera, un progetto originale da presentare. Sicuramente questo è il prossimo futuro che uno ti aspetta. Vorrei anche sentire il nostro amicone Alberto Di Marzo che è un grande per quanto concerne anche il genere. Io ho avuto modo di apprezzarlo e lo seguo ogni qualvolta mi capita, sentendo anche su YouTube recenti tue apparizioni. Alberto, quindi un binomio vincente dovremmo dire a questo punto, no? Funziona, funziona. Riusciamo a fare le belle cose, ci possiamo anche distaccare dal rock che abbiamo fatto con il gruppo, cercando di spaziare abbastanza, abbiamo tirato una voce, permettono di fare alcune cose che in gruppo invece sono costrette dall'arrangiamento che già è con basso e batteria, mi danno un po' più di libertà e una capacità di improvvisare sul momento qualche brano anche così, che nasce soltanto guardandoci del buon, questa qui potremmo fare. Un'intesa. Quindi da questo sposalizio, da questo duo, da questo binomio vincente. Però esageriamo, però che domani ci fanno fidanzati, poi va a finire male, la gente ci. No. In realtà poi ci odiamo a morte, perché tutti ci dicono, ah sì, ma voi suonate insieme, ma ce ne diciamo di tutti i colori, quindi è la classica coppia quella che è scoppiata. No? Esatto, un po' la Raimondo è l'altra, insomma, è. Quindi. A questo punto però tornando invece alla musica, quello che voglio dire, dal momento che si spazia in un duo diversamente da quello che era prima, noi adesso siamo ben curiosi di sentirvi, quindi di essere voi i protagonisti di questo live acustico in radio. E allora io cedo. Cominciamo con un brano che abbiamo già fatto l'altra volta con il gruppo e la presentiamo in questa versione inedita. Inedita da duo. Per noi.
Allora io lascio la parola e il microfono a Giusy, che sarà la prevista. Tu nel frattempo ti prepari, Giusy fa il suo contornino, io mi tolgo dallo schermo, ecco, diciamo così, o anche dalla posizione video e audio, per lasciare il microfono a Giusy, che vi presenta questa loro produzione da duo. Prego, Giusy. Il brano è abbastanza noto, è Maniac di Michael Sembello. Siccome è tratto dall'album Bossa Nova Opel dell'83, a me è venuta un po' l'idea di riarrangiarla un po' stile bossata, quindi Maniac. Yeah.